Inizia Oroscopando dal 29 aprile al 5 maggio 2024 per Spettacolando TV. Quindi potete andare su www.spettacolandotv.it, cliccare la sezione Oroscopando e troverete la parte scritta e la parte video dell'oroscopo del sesso di Spettacolando TV. Allora, detto questo, poi diamo tutti gli appuntamenti di Gusano Italia TV che trovate sul canale 122 del Digitale Terrestre. Potete scaricare l'app di Gusano Italia TV e portarla sempre con voi. È gratuita, quindi non dovete fare altro che scaricarla. Poi da lì potete vedere tutti i programmi di Gusano Italia TV e ovviamente i miei interventi lunedì mattina alle ore 8:05 su canale 122 su Radio Cusano Campus 8900, Baghera Good Morning, condotto da Luca Bussoletti e Arianna Caramanti, dove faccio l'oroscopo del sesso della settimana. Poi abbiamo il sabato alla buonora, il salotto della buonora, condotto da da Simone Lemmo, dalle 22:30 alle 23:30, l'oroscopo del sesso della settimana a venire. Poi domenica è un buongiorno weekend condotto da Martina Gatto, i miei up and down dalle 10 alle 10:20, i miei up and down dei personaggi televisivi e i miei segni favoriti dello zodiaco per la prossima settimana. Detto questo, poi abbiamo l'oroscopo ridotto sul profilo di Cusano Italia TV di Instagram. E l'oroscopando ridotto sul profilo Instagram di Paola Aspri. Poi abbiamo ogni mercoledì su Tag 24 l'oroscopo della settimana a venire e ripeto, Tag 24, quindi potete controllarlo da mercoledì mattina in poi, quindi avete già delle anticipazioni dell'oroscopo della prossima settimana e quindi che cosa c'è di meglio di andare a curiosare. Detto questo, cominciamo con l'oroscopando che va dal 29 aprile al 5 maggio su Spettacolando TV. Iniziamo col segno dell'Ariete, segno di fuoco, il vostro equilibrio è precario, Mercurio in Ariete vi rende più impulsivi del solito e potreste distruggere tutto in un attimo con delle parole inappropriate. Tenere a freno la lingua sarà un'impresa ardua e nel lavoro potreste avere delle grane non da poco. Nel weekend trovate il modo di farvi perdonare, almeno dal partner che avrete preso di mira non poco con il vostro spirito guerriero. Quindi un 3S con la parola d'ordine impulsivi. Toro, segno di terra, non ci sono dubbi all'orizzonte, per voi le sorprese sul lavoro esaltano la vostra ambizione, ormai siete un punto fermo per tutti e valete quanto l'oro. Un ex può darvi fastidio, ripenserete al passato e avrete la voglia di riprovarci anche solo per un attimo. Nel weekend la passione riscalda il cuore e anche i sensi, sarete portati per le avventure. Quindi 5S con la parola d'ordine avventure. Andiamo ai gemelli, segno d'aria, siete efficienti sul lavoro, i vostri capi se ne accorgono e vi potrebbero promuovere. Inoltre vi muovete bene e sapete intuire ciò che è meglio per voi. In amore andate alla grande, c'è chi vi brama da tempo e voi non sapete dire di no perché avrete voglia di essere i primi della classe anche a letto. 4S con la parola d'ordine, non sapete dire di no. Cancro, segno d'acqua, ci sono problemi all'orizzonte, questo Marte in Ariete vi porta dissidi in famiglia e voi vorreste cancellare tutto con una spugna. Il vostro desiderio è quello di eclissarvi e magari potreste farlo nel weekend. Quando arrivati al limite della sopportazione, punterete su qualsiasi località. L'importante è conoscere gente che non sa niente di voi e ricominciare a vivere. 3S, la parola d'ordine è ricominciare a vivere. Leone, segno di fuoco, il vostro desiderio è quello di osare e Marte in Ariete vi dà quella spinta di cui avete bisogno. I pianeti in Toro non sono certo facili, quindi non mollate e datevi da fare per non regalare ad altri il vostro prezioso lavoro. Nel weekend un ex bussa alla vostra porta, ma voi non volete neanche sentire una parola. Volete un amore tranquillo che vi dia sicurezza per un futuro prossimo. 4S, parola d'ordine ex. Vergine, segno di terra, i sentimenti sono la vostra salvezza in questo momento. Tutto il resto è noia, quindi lasciatevi andare alle emozioni, anche perché un'amicizia diventa qualcosa di più, un abbraccio vi può far capitolare, in men che non si dica. Nel weekend sentite le farfalle nello stomaco e non solo.
5S, la parola d'ordine è capitolate. Bilancia, segno d'aria, il fisico risente del vostro stress emotivo. Non potete sforzarvi più di tanto nel lavoro, dovete pazientare per avere la meglio su tutto. Il partner di sempre vi è venuto a noia, desiderate qualcos'altro. Marte in Ariete non è prodigo di regali, quindi il destino non vi fa incontrare altro per ora. Mantenete la calma se ci riuscite. 3S, con la parola d'ordine aspettate tempi migliori. Scorpione, segno d'acqua, i pianeti in toro vi contrastano, ma a voi le sfide piacciono e non mollerete la presa tanto facilmente. E potreste anche arrivare a meta. L'amore c'è, ma dovete crederci. Un incontro può darvi quelle certezze che vi mancavano e potreste lasciarvi andare senza remore, finalmente appagati dalle parole dell'altro. 4S, parola d'ordine, certezze. Sagittario, segno di fuoco, la famiglia vi disturba non poco, pretende troppo da voi, ma voi invece di far finta di niente, rispondete a tono peggiorando il tutto. L'amore ha bisogno di novità, voi vi guarderete a destra e a manca alla ricerca di qualcuno che ci caschi. Poco importa se avete un partner, con il rischio che vi mandi a quel paese. 3S con la parola d'ordine birichini. Capricorno, segno di terra, il lavoro è pieno di insidie e voi siete su di giri tra ritardi e contestazioni varie da parte dei capi. Cercate di non perdere la pazienza, avete voglia di innamorarvi e avrete la possibilità di farlo. Un incontro per caso è quello che ci vuole e potreste anche fare la pazzia di volerlo per tutta la vita. 4S con la parola d'ordine per tutta la vita. Acquario, segno d'aria, dedicate più spazio al partner, ha bisogno di voi e voi di lui, ma evitate di essere gelosi gelosi di quello che avete. Soffocare chiamate non vi fa certo onore, il sesso detta legge in questo momento. Ne avete voglia spesso e chi sta con voi potrà apprezzare il vostro lato giocoso e disinibito. 4S con la parola d'ordine disinibiti. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, attenti sul lavoro, c'è una persona che vi condiziona con le parole più di ogni altra cosa perché vuole farvi fuori. Questa settimana piacerete molto e voi non vi tirate indietro, vi piace il sesso e sperimentare nuove posizioni e divertenti possibilità. 4S con la parola d'ordine sperimentate. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che va dal 29 aprile al 5 maggio del 2024 per Spettacolando TV. Quindi andate su www.spettacolandotv, cliccate su sezione oroscopando e troverete la parte video e la parte scritta dell'oroscopo del sesso. Detto questo, poi trovate tutto sul profilo Instagram di Paola Aspe e sul profilo Instagram di Cusano Italia TV. È tutto per questa settimana, buon oroscopando e buona settimana a tutti da Paola Aspe. Ciao!